La parola che è stata proclamata, come le letture precedenti, sono parola di Dio. Cioè, da questo grande libro che è la Bibbia, vengono proclamate questi brani che qui, in questo momento, diventano per noi una parola che dice non un autore antico, non un qualunque anche, perché no, interprete ispirato, ma qui c'è il Signore stesso che ci parla. È il Signore che annuncia il suo Vangelo e utilizza le nostre povere voci, le nostre povere parole, ma è Lui che parla, è Lui che ha qualcosa da dire a noi che siamo qui e veniamo la domenica proprio per questo, non per un appuntamento ripetitivo, noioso, tradizionale. No, no, noi siamo qui perché abbiamo bisogno di incontrare un amico importante, un amico che ha qualcosa da dirci. Anche noi abbiamo tante cose da dire a Lui, il nostro grazie, dicevamo all'inizio, la nostra pena, i nostri dolori, i nostri desideri, ma è Lui che ha qualcosa da dirci anche, che una parola con cui ci vuole illuminare i nostri passi, dare forza perché il nostro cammino sia deciso, e anche consolarci, magari, perché no, rialzarci se siamo inciampati o caduti facendo qualche birbonata. Allora, oggi lo vogliamo sottolineare. I ragazzi hanno fatto una cosa splendida, hanno regalato questo libro, che è un libro, non a caso, questo non è un libro da biblioteca, questo è un libro da chiesa, perché qui deve stare. E questo libro, avete visto, si incensa, e io l'ho baciato, ve l'ho mostrato, perché è un libro, per carità, ma per noi rappresenta il Signore che ci parla, il Signore che ci parla. E allora lo abbiamo voluto sottolineare perché in queste nostre domeniche, in queste nostre celebrazioni, questo è un punto fermo, un pilastro. Noi veniamo qui perché vogliamo ascoltare il Signore che ci parla, così come poi vogliamo che il Signore ci dia qualcosa, qualcosa di importante, si direbbe, da portare a casa. E Lui ci dona se stesso, ci dona quel pane che è vita, quel vino che è il suo sangue, la sua vita, perché